Se vi dicessi che quel giorno il tempo mi era mancato, avrei voluto offendervi anch'io. Davvero? Perché? Per costringervi ad avere un mio ricordo. Sapete, io ho pensato sovente a quel vostro lieve gesto della mano. Certe cose non si possono dimenticare. Avevo 12 anni. Il mio fu un gesto pieno di innocenza. Pieno di indecenza, oserei dire. Ma che cosa avevate pensato? Volevo solo dirvi che non avevo mai visto un ragazzino così grazioso. Non avrei dovuto. Gilberto! Cosa vi servo, monsieur? Una coppa di champagne. Bene. Ma prima avrei un piccolo favore da domandarvi. Tenete. Grazie, monsieur. Quella giovane donna che parla con il suo amico e ride in modo un po' volgare indossa una camicetta di seta probabilmente confezionata in una grande maison. Suppongo che si tratti di un regalo. Non ne ho idea, monsieur. Sono i polsini della camicetta che mi interessano. Avete notato come sono graziosamente rifiniti? Vedete, gradirei che vi informaste e mi riferiste come sono ricamati i motivi dei polsini. Tentate di essere preciso. È un motivo appunto smerlo o si tratta di puntaggio? Ma io non me ne intendo, monsieur. Fate del vostro meglio, amico mio. Perdu mon pauvre Coco, Coco mon chien que j'adore, tout près du Trocadéro. Il est loin, s'il court encore, je l'avoue, mon
mon plus grand regret. Dans ma perte si cruelle, c'est que plus mon homme me trompait, plus Coco m'était fidèle. Vous n'auriez pas vu Coco, Coco dans le Trocadéro, Coco dans le trop, Coco dans le trop, Coco dans le Trocadéro. Kika kika vu Coco, et Coco, et Coco, kika kika vu Coco. Tu sei come tutti i mariti borghesi che affollano questo mondo, mio caro, che giurano all'amante di non avere rapporti con la moglie e alla moglie giurano di non avere un amante. Sono meschinerie che rifiuto. Si diede una sola possibilità. Ella doveva voltarsi prima che la barca a vela doppiasse il faro di Lime Rock. Allora l'avrebbe raggiunta.